Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con noi che abbiamo ottenuto rivelazione e siamo arrivati qui a Calei e facendo un backtracking siamo ritornati a Volt e a casa nostra. E ho scoperto che, almeno forse solo qua, usando rivelazione dove ci sono le tombe non c'è nulla, quindi forse anche da altre parti in realtà non c'era nulla e non ci siamo persi nulla. Abbiamo già fatto acquisti, abbiamo già comprato quello che ci serviva, proviamo ad andare di sopra. Questo è il palazzo di Lord Ammet, il signore non c'è, devo pregarvi di andarvene. Appena Lord Ammet sarà tornato saremo felici di accogliere gli ospiti. Lascia fare a me. Sono io, posso vedere Lady Lyanna? Non mi riconoscete? Ecco appunto, sono Ivan, il servitore di Lord Ammet. Ivan? Sei così abbronzato che non ti riconoscevo, ma sei davvero tu, Ivan? Ah, Ivan, sei cresciuto parecchio! Sono davvero così cambiato? No. In fondo tu non puoi saperlo. Mi hai conosciuto soltanto dopo che sono stato lasciato a Volta. Beh, non importa. L'importante è che tu non sia nelle mani dei ladri. Puoi dirci se anche Lord Ammet sarà presto liberato? Liberato? Lord Ammet è prigioniero. Non lo sai? Allora dobbiamo raccontarti tutto. Ma è una questione privata. Puoi chiedere ai tuoi amici di allontanarsi? No. Io e i miei compagni abbiamo superato insieme così tante difficoltà. Allora va bene, ma perché non eri con Lord Ammet? Sono rimasto a Volt per cercare il bastone rubato. Rubato? Qualcuno gli ha rubato il bastone? Sì, il bastone sciamanico, ma sono riuscito a recuperarlo. Allora Lord Ammet è ancora tenuto prigioniero all'Umpa? Ovviamente. Devo riferirlo subito a Lady Lyanna. Ivan, vieni con me da Lady Lyanna, le racconterai tutto. Geco, hai visto Lord Ammet allontanarsi verso nord, vero? Infatti, è andata verso l'Umpa. Lady Lyanna sarà sicuramente felice di conoscere tutta la storia. Vieni con me e raccontale tutto. Andiamo allora. E quindi? È successo questo, hanno rubato il bastone, poi incontrato loro, poi ha incontrato anche noi. Oh sì, andiamo, sì, cioè andiamo ora. Assicuriamo tutto. Certo, e come no. E questa è tutta la storia. Quando ho saputo il tuo arrivo, Ivan, per un attimo ho sperato che Lord Ammet fosse con te. Noi pensavamo che Lord Ammet fosse stato liberato all'Umpa. Abbiamo mandato il riscatto che ci avevano chiesto, quindi dovrebbe tornare, giusto? Che sta succedendo all'Umpa in questi giorni? Prima l'Umpa è passata dalle mani del suo fondatore, l'Umpa, il ladro nobile, a quello del figlio, Dompa. Poi il potere è passato al nipote di l'Umpa. Dodompa è un uomo davvero crudele. Suo padre, Dompa, è disperato per come stanno andando le cose all'Umpa. Quando avete mandato il denaro del riscatto? Vediamo. Prima c'è stata l'eruzione. Subito dopo è arrivata la richiesta di riscatto. Abbiamo subito mandato il denaro, lo ricordo bene. È passato parecchio tempo dall'eruzione. È possibile che non abbiano alcuna intenzione di lasciare andare Lord Ammet? Eh già. Lo credi anche tu, Geco? Vuol dire che Dodompa non lascerà andare Ammet? Ivan ha ragione, anche io ho il singhiozzo però. Se avessero voluto liberarlo a quest'ora l'avrebbero già fatto. Mi spiace dirlo, Lady Lyanna, ma temo che Ivan abbia ragione. Ah, che palle. Che facciamo? Cosa possiamo fare? Come facciamo a liberare Ammet? Ci andiamo noi, ma ci serve un potere. E se gli succedesse qualcosa sarebbe orribile. Ci pensiamo noi. Mia signora, questo è un compito per l'esercito di Calei. Sì, Lady Lyanna, lasci fare a noi. Ordina l'attacco e noi obbediremo. Non posso farlo. Non è una decisione da prendere a sui due piedi. Stavo per dire a cuor leggero che tanto il significato è quello. Come possiamo essere sicuri che non accadrà nulla ad Ammet se attacchiamo l'Umpa? Non posso farlo. Non posso mettere a rischio la vita di Ammet. Non possiamo essere d'aiuto in nessun modo. Sì che possiamo. Oh, finalmente sei d'accordo con me, Geco.
Di che state parlando voi due? Garrett pensa che noi potremmo essere d'aiuto. È troppo pericoloso. Se fate un errore, anche la vostra vita sarà in pericolo. E poi avete già delle missioni da compiere, no? Sì. Come pensavo. È per questo che Ivan è rimasto con voi invece di tornare direttamente a casa dopo aver lasciato Volta. Anche perché il ponte era distrutto. Ma cosa accadrà a Lord Ammet? Ammet è ostaggio prezioso per loro. Non lo uccideranno. Dobbiamo attendere che arrivi un altro messaggio da Lumpa. Lady Layana, non posso andare via così. Andrà tutto bene, Ivan. Ammet non vorrebbe che vi lasciaste distrarre da... Chiedo scusa, ho parlato troppo. Quindi Ammet sa della nostra missione, vero? Non posso continuare a tenermi questo segreto. E va bene, ve lo dirò. Ho fatto un giuramento a un adepto di Giove. Un adepto di Giove? Avete sentito parlare di un villaggio chiamato Vale? Certo. Voi siete di Vale? Davvero? Ma allora la profezia era vera? Che profezia? 3 anni dopo l'orribile tempesta del Monte Aleph, Ivan dovrà partire per un'avventura con dei guerrieri di Vale. Era questa la profezia. Non sapevo nulla di una simile profezia. Accadde molti anni prima che Ammet fondasse Calei. Si trovava in un villaggio. All'epoca Ammet pensava che la sua carriera di mercante servisse una spinta. Così era partito per una rischiosa avventura alla ricerca di nuovi commerci. Si trovava in pericolo di vita all'angolo sudoccidentale del mondo. Allora alcuni adepti lo salvarono la vita. Aveva perso conoscenza. Quando si risvegliò, si ritrova nel loro villaggio. Un momento, io provengo da quel villaggio. Sì, l'adepto gli diede il bastone sciamanico e te, insieme a alcuni dobloni. Dobloni? Erano dobloni d'oro? Sì, dunque tu ti chiami... Io sono Mia, Lady Layana. Un mucchio d'oro, Mia. Insieme ricevette anche dei consigli sui suoi commerci. Dei consigli? Ad Ammet, il più grande commerciante di tutti i tempi. Sì, Garrett, Ammet deve ringraziare gli adepti per il suo successo. Non lo sapevo neanche io. Ehi, non ho mai sentito nulla del genere. Gli consigliarono di comprare della seta Xian e di rivenderla a Tolby. Quel commercio gli andò così bene che gli parve di aver realizzato un sogno. E allora che Ammet divenne il grande mercante che è ancora oggi. Promise qualcosa agli adepti in cambio di quei piaceri? Beh, sì, Ivan, è qualcosa che vi servirà per il vostro viaggio. Dimmi che è quello che penso. Qualcosa che ci servirà per il nostro viaggio. Uno degli adepti chiese ad Ammet di usare il bastone sciamanico per ottenerlo. Cercò l'oggetto ovunque, ma senza trovarlo. Poi, 3 anni fa, ci fu una tempesta che colpì soltanto il Monte Aleph. Ammet era preoccupato che il tempo stesse scadendo. Ma poi riuscì a trovare un indizio. È per questo, Ivan, che ha portato anche te nell'ultimo viaggio verso nord. Non lo sapevo, è per questo che mi aveva lasciato il bastone sciamanico. Ma allora... No, Ivan, non devi pensare che sia colpa tua. Il bastone fu rubato a causa della mia negligenza, quindi è colpa mia se Lord Ammet si trova in prigione a Lumpa. Devi continuare il viaggio e concludere la tua missione. Ora non serve che tu ti senta colpevole. Ma che accadrà ad Ammet? Ci penserò io. E non dimenticare i soldati di Calei. Continua il tuo viaggio e non ti preoccupare per Ammet. Scusate se non posso dire di più sul bastone sciamanico. No, non scusarti. Il bastone sciamanico ci aiuterà a trovare ciò che ci serve per la nostra missione, giusto? Lo cercherai? Certo. Se Geco ti dà la sua parola, non devi preoccuparti. Bene, allora, siate prudenti. Che ognuno ritorni ai propri posti. Allora, signora, io parto, non prima di aver sbirciato nella sua mente. Sarà la decisione giusta, Ammet? O sto facendo un errore? Bella domanda. Detto questo, è il momento di visitare questo castello. Le leggi di Angara proteggono i mercanti. Dodonpa è davvero malvagio a violare quelle leggi. Penso che gliene freghi relativamente poco a quell'uomo. Una giubba d'acqua.
Vediamo la giubba d'acqua. Allora, ci darebbe più difesa a noi e una resistenza al fuoco, che non sarebbe male per noi. Vediamo agli altri. 160 e ci abbatte l'agilità, e questo non lo dobbiamo toccare. 128 e 142. Allora, Ivan è quello un attimo più sotto al momento, però la resistenza al fuoco sarebbe da tenere un attimo in conto di più per noi. E guarda un po', cosa abbiamo trovato? Una noce. Dove ci conduce questa scala? Di sotto. Ah, questo tra l'altro è uno shortcut che è ancora chiuso. E basta, già finito così il posto. Benissimo. Voi due sembrate molto particolari. Siamo fortissimi. Arrivare in finale sarà un gioco da ragazzi. Così io e Ouranos ci scontreremo nella finale. Se entri nel Colosseum non credei di poter vincere, anche perché quest'anno partecipiamo anche noi. Io ho la forza, Sin la rapidità. Insieme non abbiamo rivali. Siamo i guerrieri più forti, non perderemo mai poi mai. Non credo che li vedremo neanche al combattimento, sai? Comunque, torniamo di sotto. Galleria di Calei. Devo vedere se in questa zona possiamo procedere o se prima dobbiamo fare altro. Ad esempio, qui ci servirebbe una statua. Statua che si trova qua dietro. Come facciamo ad arrivare lì? Non lo so, perché qui siamo nel palazzo di Ammet. Proviamo ad avanzare da questo lato, vediamo se possiamo fare qualcosa. No, neanche di qua, perfetto. Vuol dire che per il momento questa non è la zona giusta. E se vado in questa grotticina? La galleria di Calei. Tu mi fai passare? Volete andare nella grotta? No, non si può. Vorrei lasciarvi andare, ma non posso. È meglio tornate indietro. Ammet e Lady Layana hanno dato ordine che nessuno passi per la grotta. Fantastico. E infatti, guarda lì, si potrebbe entrare, ma c'è l'acqua alta. Questo vuol dire che Calei per il momento non è di nostro interesse, giusto?